Passiamo nella seconda parte, che è molto più specifica e che riguarda tutta quella possibilità che le pratiche agricole e agronomiche hanno di consentire un intervento favorevole per l'ambiente, proprio per ridurre quelle emissioni che invece a volte fanno diventare l'agricoltura uno dei soggetti sul banco degli imputati, come dicevamo prima della pausa, nel settore appunto delle emissioni di azoto, ma anche ad esempio le emissioni di CO2, per le quali l'agricoltura in realtà invece è assolutamente una delle principali soggetti che possono intervenire attraverso varie pratiche a mitigare le emissioni. Vi presento questo rapporto, vi ripropongo alcuni passaggi di questo rapporto che abbiamo curato per conto del Ministero insieme ad alcuni colleghi agronomi e docenti, dottor Diana di Roma, professor Cristina di Palermo, Massoncini di Pisa, dottor Costantini Scala, anche lui agronomo del Nord Italia, su uno studio delle pratiche agricole a basso impatto ambientale, riduzione degli input chimici e soprattutto le possibilità di capacità che le pratiche agronomiche hanno per sequestrare, diciamo quindi catturare la CO2 che gli altri settori soprattutto e non l'agricoltura producono, mentre l'agricoltura ha una grande capacità di sink, cioè di stoccaggio del carbonio. Questo studio è stato fatto qualche anno fa, ma ancora assolutamente attuale, perché voleva studiare come proprio le pratiche agronomiche, quindi non tanto quelle forestali, che chiaramente sono da no ben più note e ben più, come dire, importanti nella capacità di sink. Questo studio invece voleva indagare come le pratiche agronomiche che si sviluppano in Italia sulla maggior parte degli ettari, perché considerate che in Italia abbiamo 12 milioni di ettari di superficie agricola, di cui una buona parte, circa 2 milioni, sono peraltro pascoli, il resto sono seminativi, hanno un impatto evidentemente enorme sul territorio, per cui anche un piccolo miglioramento della capacità di stoccare la CO2 attraverso alcune pratiche o di ridurre le emissioni che si ha con determinati tipi di conduzioni agronomiche, moltiplicato per grandi numeri, fa un effetto che non è mai paragonabile a, non so, alla capacità che avrebbero 12 milioni di ettari di foresta, ma è pur sempre però un indicatore molto importante che vi farò vedere che consente di impattare positivamente sul bilancio del carbonio organico nella sua scambio con l'atmosfera. Qui abbiamo cercato di studiare il potenziale di mitigazione, cioè di riduzione delle emissioni attraverso alcune pratiche agronomiche finanziate dall'Unione Europea e torno alla politica agricola, quello che ho detto nella prima parte. Tutto questo discorso si inquadra in un più ampio scenario che non è europeo ma è internazionale e che riguarda tutta la tematica, come sapete, del protocollo di Kyoto. Quindi tutto il grande tema di ridurre le emissioni delle intere economie sviluppate e non, con un impegno a diciamo, diminuire del 18% rispetto al 1990, questo era l'obiettivo politico, diciamo, fino al 2020. È prevista una revisione di tali impegni nel 2014, era, e il livello di ambizione per il progetto del 2020 di almeno 25-40% della riduzione rispetto al 90 era l'innalzamento dell'obiettivo rispetto al primo periodo del protocollo di Kyoto. Tutto questo che riguarda il Kyoto 2 è praticamente un obiettivo che è diventato concreto e che quindi porta oggi anche la necessità di trovare ogni soluzione per ridurre le emissioni. Non basta più, non so, come dire, utilizzare politiche di tassazione delle emissioni o anche di settori diversi da quello agricolo, ad esempio, o anche, non so, pensiamo a quelle che viviamo nelle città, le domeniche senza macchine, eccetera. Non è più sufficiente soltanto questi interventi, bisogna favorire anche pratiche positive che, grazie a un certo tipo di buona prassi, l'emissione si riduce. Il settore agricolo può fare molto e qui in questo studio l'abbiamo provato a indagare. E abbiamo cercato di vedere, qui adesso c'è tutta la presentazione del progetto, capire come arrivare a identificare queste pratiche agricole favorevoli. Ci siamo soffermati su quelli che sono soprattutto, in prima battuta,
interventi che oggi vengono finanziati dentro dei programmi dell'Unione Europea che si chiamano PSR, sono il cosiddetto programma di sviluppo rurale. Siccome ci sono degli studenti, mi sembra, sia dell'Umbria qui collegati, sia del Lazio, se ricordo bene, abbiamo sia in Umbria che nel Lazio due programmi di sviluppo rurale specializzati, specifici. Infatti, vedete, questi sono quelli della scorsa programmazione, cioè fino al 2013 erano, però ancora oggi ci sono. Vedete, il Lazio ha degli interventi dove c'è la X dentro un PSR che finanzia alcune pratiche agronomiche favorevoli, così ce l'ha anche l'Umbria, che qui nella slide è coperta nel mio cosa, no, non l'avevo, eccola l'Umbria. Vedete, le colture a perdere, ad esempio, è una pratica che viene finanziata per favorire il ripopolamento della fauna selvatica, ad esempio, e viene finanziata proprio da questi programmi. Poi c'è una serie di altri interventi, la ricostruzione di siepi, fasce, tampone, boschetti. Vedete che queste sono le X, dicono quali programmi regionali le propongono e pagano gli agricoltori per fare questi interventi. La gestione del suolo, che ha tutta una serie di regole agronomiche da seguire, cosiddetto minimum tillage, zero tillage, sod seeding, cioè coltura semina su sod, eccetera. Poi l'agricoltura integrata, quella che riduce gli input chimici rispetto a quella convenzionale. Poi l'agricoltura biologica, che vedete è la più importante perché la finanziano tutte le regioni italiane. E così via, tanti interventi cosiddetti agroambientali, ma che hanno un impatto anche sul clima. Colture estensive, tutela dell'habitat naturali, seminaturali e della biodiversità, la conversione di un terreno seminativo con una copertura vegetale, poi tutto il tema dell'imboschimento dei terreni che erano agricoli, molto importante proprio per il sintesi di carbonio, e così via. Avete tutta una lunga lista di interventi che anche oggi, nell'attuale programmazione 2014-2020 e in quella futura 2021-2027, verranno riproposti dai finanziamenti comunitari. Ora, abbiamo cercato di capire come tutti questi interventi possono determinare un miglioramento del sink del carbonio nei terreni agricoli e l'abbiamo fatto però prendendo spunto da alcune misure. Ci siamo soffermati molto, ad esempio, sull'agricoltura integrata, sull'agricoltura biologica. Tanto per fare un primo test, evidentemente tutti gli interventi sono molto importanti, però bisogna partire da qualche parte e quindi abbiamo provato a approfondire queste misure. Qui avete anche un po' la mappa di come si chiamano queste misure nei programmi, nella scorsa programmazione, quindi è tutta una codifica un po' tecnica. Ora, prima di arrivare, diciamo, un po' a quelli che sono stati un po' i risultati di questo studio, volevo anche farvi vedere come tutte le misure ambientali finanziate dall'Unione Europea hanno una capacità di ridurre gli assorbimenti e le riduzioni delle emissioni di gas climalteranti. Perché? Perché migliora innanzitutto la struttura del suolo, cioè quegli interventi che vi ho elencato molto velocemente prima hanno di norma varie capacità di impattare sulla struttura del suolo attraverso esecuzioni di arature secondo un andamento trasversale alle linee di massima pendenza, cioè la cosiddetta aratura non a rittocchino, cioè che scende giù dritta e quindi crea le frane, ma un po' anche, diciamo, trasversale per ridurre quindi le frane e contenere le perdite di suolo e quindi le emissioni. Quindi il divieto delle lavorazioni a rittocchino, cioè quelle diciamo che vanno verso le linee di massima pendenza. L'obbligo di incorporare nel suolo residui colturali, anche questi sono tipi di interventi che vengono finanziati in quelle misure che vi ho elencato prima e che migliorano molto la struttura del suolo e quindi aumentano la capacità di trattenere nel suolo la sostanza organica e di ridurre le emissioni. Oppure il divieto di bruciatura delle stoppie. Questo in realtà è un divieto, quindi non viene pagato, è proprio un obbligo, se no tu non puoi avere un contributo. Si chiama obbligo di condizionalità, cioè l'Unione Europea ti condiziona a non fare una bruciatura delle stoppie dopo che hai raccolto il grano, ad esempio, perché quel grano, attenzione, quando tu bruci,
tu mandi in atmosfera CO2, primo. Secondo, crei problemi alla avifauna. Terzo, rischia tutta la collettività perché rischi di innescare un fuoco che può disseminarsi e andare a finire presso addirittura danno di foreste, come sappiamo, o anche di centri abitati. Ma quarto, la bruciatura delle stoppie riduce e toglie quella sostanza organica, pur presente, anche se in piccola parte, nelle paglie, eccetera, che poi verrebbe restituita invece al suolo, favorendo attraverso una trinciatura, ad esempio, la umificazione, il processo di umificazione, quindi attraverso anche alcune tecniche particolari, e il processo di miglioramento della sostanza organica nel suolo. Poi abbiamo l'applicazione delle rotazioni, degli avvicendamenti, anch'esso è un obbligo di condizionalità, ma in parte anche finanziato quando è una lunga rotazione attraverso programmi di sviluppo rurale. Le rotazioni migliorano la qualità del suolo e quindi migliorano anche il sinteticato di carbonio. E poi, appunto, la coltivazione secondo le curve di livello. E questi sono soltanto alcuni aspetti di come la struttura, la giusta, la buona gestione di un terreno agricolo può determinare l'aumento della CO2. Abbiamo provato anche attraverso degli studi, tra i quali anche quello che vedete qui citato a piè di tabella, libro bianco che abbiamo scritto, che ho coordinato proprio nel 2012 nell'ambito di un programma sempre comunitario che si chiamava Rete Rurale Nazionale. Abbiamo fatto un libro bianco sulle sfide e le opportunità per la mitigazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici. E in quel progetto che secondo me è ancora molto attuale, che potrebbe essere trovare degli spunti utili per gli studenti, magari anche in vista della maturità, secondo me. Adesso magari gli studenti si arrabbieranno, ma perché sto dando delle idee ai vostri professori, ma secondo me questo è uno studio molto interessante che fa una sintesi di queste tematiche di cui parliamo oggi, abbastanza efficace. E da questo studio abbiamo anche tirato fuori una serie di indicatori che qui vedete in maniera sintetica riportati, di come quelle pratiche agronomiche che vi ho fatto vedere prima possono determinare un miglioramento dell'incorporazione del carbonio nei suoli. Vedete la prima colonna, vedete milligrammi di per ettaro all'anno di CO2 dovuta alla come dire utilizzo di queste varie pratiche che vedete qui elencate: rotazioni, colture di rovescio, riduzione del tempo, eccetera. E poi anche una, come dire, giudizio dell'impatto che queste pratiche agronomiche hanno rispetto alle emissioni di appunto protossido di azoto, quando è una emissione diretta oppure indirettamente favorita da questa pratica agronomica. Più o meno vuol dire che può essere positivo o negativo, dipende. Meno vuol dire che è sempre negativo, insomma, la riduzione del tempo di non coltivazione è sempre negativo dal punto di vista dell'emissione diretta, invece positivo dal punto di vista delle emissioni indirette. E poi così via anche gli impatti sulle, diciamo, le emissioni di metano, che sappiamo essere presenti ad esempio nelle coltivazioni di riso, nelle risaie, perché sono coperte dall'acqua, eccetera. Quindi questa è una tabella adesso che è abbastanza tecnica, che però era propedeutica a dire quali sono le possibilità di favorire lo stock di carbonio e ridurre le emissioni di CO2 attraverso le pratiche agronomiche. Bene, e qui vedete adesso in maniera non più numerica ma discorsiva, ed è molto interessante vederlo insieme, come alcune lavorazioni del terreno migliorano o no l'incorporazione della sostanza organica nel suolo. Vedete, ad esempio, le lavorazioni convenzionali nell'ambito di avvicendamenti semplificati, che tradotto in termini facili vuol dire le arature profonde, ad esempio, o non, ma comunque arature fatte dentro in avvicinamenti semplificati, vuol dire cioè, ad esempio, in situazioni di monosuccessione di una coltura, grano su grano, o rotazioni biennali, grano, girasole, grano, con continue arature, determinano perdite, cioè hanno un effetto negativo sulla sostanza organica del suolo. SOC sta per, è un acronimo inglese, Soil Organic Carbon, cioè la percentuale di carbonio nel suolo che viene eventualmente o persa o incorporata dal tipo di coltivazione che noi facciamo.
Quindi maggiori perdite per mina realizzazione della sostanza organica, lo sapete, i vostri professori di agronomia sicuramente ve l'hanno detto, di colture erbacee, cioè dire più tu ari, più tu emetti. Qui abbiamo anche riferimenti bibliografici di alcuni scienziati che sul tema hanno dimostrato poi sperimentalmente quello che anche intuitivamente si può capire, che tutti voi sicuramente sapete. Un'altra pratica agronomica è, ad esempio, la tecnica di lavorazione conservativa. È un'evoluzione verso, diciamo, un aspetto più efficiente della lavorazione profonda tradizionale, cioè ridurre la lavorazione con l'aratura, usare macchine più semplificate, usare ad esempio un erpice a dischi dove è possibile anziché un aratro. Questa tecnica un po' meno impattante su quel terreno determina che questa volta si diminuiscono le perdite di sostanza organica, non è che si azzerano, vedete, diminuzione delle perdite di SOC. Si deve abbinare alle lavorazioni conservative un adeguato apporto di carbonio organico sotto forma di residui colturali, concimi organici, colture di coperture. Anche qui abbiamo degli esempi bibliografici di professori che hanno dimostrato con i numeri quello che stiamo dicendo. E così via, qui avete tutta una serie di pratiche con gli effetti che hanno proprio sulla CO2. Ad esempio, fra tutti, faccio vedere il no-tillage, cioè la non lavorazione, che è dimostrato attraverso vari studi, che determinano con la conservazione e l'incremento della sostanza organica nei primi 20 anni, pur però determinando un incremento dell'emissione diciamo N2O per effetto della nitrificazione. Quindi sono anche comunque aspetti non sempre proprio molto favorevoli, e qui i miei colleghi anche agronomi sanno anche il problema del fatto che alle pratiche di no-tillage si accoppiano pratiche spesso di diserbo totale del terreno, l'utilizzo ad esempio di glifosato o altri diserbanti totali, che quindi ha altri tipi di impatti negativi. Ma oggi noi stiamo vedendo il tema più del sink, anche se l'approccio deve essere sempre un approccio organico e completo alla materia ambientale. Però oggi mi trattengo un attimo sulla CO2. E quindi il no-tillage comporta nei terreni seminativi un incremento del 10-13% della sostanza organica nelle regioni a clima temperato, del 7-18 nelle regioni a clima temperato umido, e nel suolo un aumento dello 0,73% di carbonio all'anno, quindi è un discorso interessante. E così via, vedete una serie di tutte altre pratiche, le fertilizzazioni, vedete, sono tutte state classificate. E siccome l'ora comincia a spingersi piuttosto in avanti, corro a una, diciamo, esempio di questo cosa significa in termini di bilancio delle emissioni, tutto quello di cui sto parlando, perché a noi oggi interessa capire questo. E allora, da questi studi, correndo abbastanza velocemente verso il fondo, vi faccio vedere qualche esempio. Ad esempio, abbiamo potuto verificare che appunto, vi porto, diciamo, i risultati verso la fine, ecco qua. Abbiamo potuto verificare che le variazioni di sostanza organica nel terreno, a seconda delle varie diverse conduzioni, in questo caso su colture cerealicole, delle varie tecniche agronomiche convenzionali, convenzionali senza lavorazione, agricoltura integrata e biologica, determina, a seconda dell'area geografica, perché anche qui voi capite che la latitudine dove ci troviamo è molto importante, perché i processi sono più o meno accelerati da una maggiore o minore influenza dell'andamento delle temperature o dell'andamento dell'umidità, del clima o dell'esposizione, diciamo, al sole, diciamo, dei territori. Quindi un conto il nord, un conto il centro, un conto il sud. Ma comunque vedete che fondamentalmente, quando voi avete un indicatore che è inferiore a 1, più si avvicina a 1, più la pratica di cui stiamo parlando è una pratica favorevole per il sink di carbonio, e quindi difende la sostanza organica, in questo caso con un orientamento tecnico cerealicolo. Chiaramente poi va visto sui vari tipi di colture questo, e lo abbiamo fatto. Oggi vi sto soltanto dando un primo esempio. Quindi vedete come l'agricoltura convenzionale al nord non è proprio la migliore, perché porta a una riduzione, diciamo, della sostanza organica del terreno, avendo un coefficiente di SOC di 0,78. Già nel centro Italia un po' meno,
e nel sud veniva 0,82. Ma mentre vedete quanto è interessante vedere che un'agricoltura convenzionale non attraverso tecniche di non lavorazione determina invece un sink favorevole al carbonio, perché è superiore a 1, mentre l'agricoltura integrata e la stessa agricoltura biologica, questo è interessante, comunque dal punto di vista delle pratiche agronomiche del suolo, ha un impatto non poi così favorevole, perché l'agricoltura biologica, dovendo fare lavorazioni del terreno, chiaramente spesso determina, se non è un prato pascolo o una coltura permanente, una serie di lavorazioni che fanno emettere più CO2 di quanto non venga stoccato. Questi sono dati abbastanza, diciamo, interessanti, che leggono in maniera sintetica quello che è un mondo molto più complesso di quello che io vi sto facendo vedere. E la parte alta sto terminando e poi lascio partire le domande. La parte alta sono una coltura seminativa, mentre le colture arboree, vedete la parte sotto, abbiamo fatto lo stesso ragionamento e vedete che le colture arboree ovviamente hanno una capacità di sink anche maggiore. Perché? Perché oltre ad avere una pianta legnosa che per definizione esercita una fotosintesi e una fissazione della CO2 più efficiente di un terreno seminativo che è soggetto a lavorazioni, ovviamente anch'esse però hanno l'interfila in cui bisogna lavorarlo. Quindi vedete che ancora una volta le lavorazioni convenzionali hanno un impatto molto simile all'andamento sui seminativi tra nord, centro e sud, cioè non è favorevole. Ma già se noi abbiamo un frutteto inerbito, vedete che il sink di carbonio tendenzialmente si avvicina a 1 sempre, quindi è positivo, mentre già la coltura integrata che fa lavorazioni, no, e l'integrato inerbito sì, di nuovo, perché chiaramente quel verde che viene gestito sul terreno è un verde che riduce le lavorazioni e quindi consente la gestione del suolo in maniera favorevole. Il biologico, ripeto, in questo caso ha un impatto in termini di sink non particolarmente favorevole, ma perché il campione di azienda è un'azienda che faceva delle lavorazioni per ridurre, non potendo usare input chimici, dovevano pur gestire l'infestante, quindi dovevano fare delle lavorazioni e quindi determinavano delle emissioni rispetto, diciamo, a quello che è il sink della CO2 nel terreno. Mentre una biologica inerbita, vedete quanto è positiva invece. Una coltura biologica ben gestita con inerbimento è il massimo che si può in questo caso avere. Questi sono solo alcuni esempi che vi portano poi a dire che alla fine, adesso qui sono una serie di altre valutazioni generali che le lascio alla vostra lettura, però alla fine noi possiamo andare a fare un bilancio complessivo di come la CO2, attraverso pratiche favorevoli al terreno, può essere positivo. E vi dico che da questo studio abbiamo potuto vedere come adeguate tecniche colturali possono ridurre la decomposizione dei residui accumulando il carbonio nei suoli, e il potenziale di mitigazione delle emissioni potrebbe arrivare addirittura a 6 milioni e mezzo di tonnellate di CO2, cioè a dire circa quasi il 2% delle emissioni dell'Italia, potrebbero essere di tutti i settori agricoli e non tutti i settori del paese, potrebbero essere ridotte del 2% grazie a pratiche agronomiche. Non parlo di foreste, non parlo di forestazione, parlo di pratiche agronomiche ben condotte, determinando quindi un sink di carbonio che ha anche un valore a questo punto economico, perché voi capite che quell'agricoltore viene pagato dall'Unione Europea per fare quelle pratiche. Ma sta in quell'istante lui generando un beneficio a tutta l'economia, a tutto il paese, perché sta in qualche maniera compensando le emissioni fatte da altri settori. Ho detto 6 milioni e mezzo di tonnellate di CO2 sono il 2% di tutte le emissioni nazionali. Questo attraverso soltanto un miglioramento che le pratiche agronomiche, con cui noi gestiamo le pratiche agronomiche, grazie anche a questi finanziamenti comunitari che l'Unione Europea ci consente di erogare. Tutto questo ve l'ho voluto dire nella logica di farvi capire come il tema del carbon sink non è soltanto un punto di forza per il settore forestale, che ovviamente ne fa da padrone in questo settore, ma può essere ben gestito anche in quelle che sono le aziende agricole. E quindi laddove abbiamo giovani agricoltori che si vogliano oggi mettere
in campo e gestire delle aziende, questi aspetti non possono non essere presi in considerazione perché i futuri finanziamenti europei passeranno molto di più del passato da questo tipo di valutazione. E quindi vi ho detto all'inizio, non so se vi ricordate, mi sentivate forse non bene, ma vi ho detto una cosa: la nuova politica agricola vorrà guardare più che il rispetto delle regole, più che si producano carte che dimostrano una certa pratica, vogliono vedere i risultati, ve l'ho detto all'inizio. Vedere i risultati significa che bisognerà dimostrare, ad esempio in questo settore, che il sink di carbonio è stato aumentato attraverso analisi del terreno, cose di questo tipo. Bene, in questo settore l'analisi di tutte queste tematiche richiede molto studio ancora e quindi mi rivolgo soprattutto ai giovani che mi ascoltano, dovete, a chi piace, investire in questo settore, studiare perché c'è necessità di avere tecnici preparati che aiutino le aziende a applicare queste pratiche, ma anche a capire tutti noi, anche le istituzioni, quanto queste pratiche possono migliorare. Siamo soltanto all'inizio di un percorso che sarà molto lungo e quindi voi che siete giovani potete coglierlo e penso portare pienamente in fondo perché senza un intervento su queste tematiche, quei cambiamenti climatici di cui vi ho fatto vedere gli istogrammi all'inizio della presentazione aumenteranno sempre più e quindi noi dobbiamo invece intervenire fin quando siamo ancora in tempo, anche indirizzando i fondi comunitari verso queste finalità. Grazie. Allora io a questo punto lascerei la parola al dottor Calabresi per il coordinamento, penso. Grazie, bellissima presentazione Camillo, ti ringrazio molto anche perché anche io ho un background agricolo e devo dire che mi ha abbastanza entusiasmato. Sì, Ci grazie. sono un paio di, anzi tre domande che riguardano gli aspetti un po' diversi. Una persona chiede, la PAC privilegia e incoraggia i produttori di prodotti biologici e l'abbattimento nell'uso dei pesticidi inquinanti? Questa è la prima domanda. Sì, allora assolutamente sì. La politica agricola finanzia le misure anche dell'agricoltura biologica. E nell'attuale fase voi avete, di programmazione, voi avete che all'agricoltura biologica sono destinati importanti finanziamenti in tutte le regioni italiane. Lo erano già nella passata programmazione, cioè nel 2013, 2007-2013. L'obiettivo chiaramente è riferito a, come dire, a una riduzione assolutamente, a un azzeramento dell'utilizzo degli input chimici. Considerate che oggi abbiamo circa oltre 1 milione di ettari in Italia dedicati all'agricoltura biologica, se non più, sono anche in crescita. Questo significa che circa il 10% di quei seminativi di cui ho parlato all'inizio hanno e beneficiano di finanziamenti di produzione, per la tecnica di produzione biologica e quindi indirettamente concorrono proprio a quell'idea di aumento del sink di carbonio, come vi ho fatto vedere ora, che è un tema importante, anche se vi ho fatto notare che c'è poi qui, come dire, un approccio rispetto proprio al carbonio sul biologico particolare che va tutto approfondito, perché tu puoi fare biologico ma non usare, non so, l'inerbimento, fare arature profonde. Allora, sicuramente produrrai prodotti salubri perché non utilizzi input chimici, pesticidi, però dal punto di vista dello scambio di CO2 il tuo bilancio va in negativo perché a rado, in maniera profonda magari, stai determinando un'emissione. Allora, ecco che, lo dico ancora una volta ai ragazzi, bisogna lavorare cercando di coniugare gli obiettivi ambientali perché siano tutti contestualmente raggiunti. Non è sempre possibile, perché non esiste una pratica che risolva tutti i problemi. In ogni azienda, in ogni territorio, bisogna adattare il migliore equilibrio, il mix di pratiche che massimizza i risultati ambientali, climatici e finanziari dell'azienda. Bisogna mettere insieme queste tre cose, quella che si chiama l'approccio win-win, cioè dobbiamo vincere su tutti i fronti, non possiamo vincere solo sul reddito, e poi, che è un obiettivo della PAC, e poi inquinare, ma non possiamo nemmeno magari fare solo biologico ipoteticamente e non avere un aiuto perché poi non sei sul mercato. Ecco, questo è un tema molto importante, quindi confermo, il biologico è una misura molto importante, è finanziata e chi vuole capire meglio i dettagli di dove, come e quando vengono finanziati questi aiuti, possono andare sul sito del Ministero del programma Rete Rurale Nazionale, dove avete tutta, diciamo, il ventaglio dei finanziamenti che arrivano all'Unione Europea su queste tematiche. Grazie mille.
Una domanda, diciamo, che riguarda più chi vigila, chi controlla. Scrivono: inoltre, a Pavese la bruciatura di stoppie si vede. Era riferito a quando dicevi che le stoppie vengono bruciate e non dovrebbe essere perché si perde sostanza organica nel suolo. Devo pensare che ci sia qualcuno che vigila e denuncia e impedisce che chi brucia riceva finanziamenti? Allora, io non conosco la realtà dell'Oltrepò Pavese, però evidentemente voi, diciamo, la gestione delle stoppie e quindi quello che è tutto il grande problema della bruciatura delle stoppie è una tematica che in qualche modo sconta un'abitudine storica. Soprattutto anche in molte aree del paese, soprattutto nel sud, di praticamente utilizzare la bruciatura delle stoppie come tiro di serbo, cioè dare fuoco alle stoppie per bruciare anche le infestanti e quindi contenere il problema delle infestazioni. Ora, quello che poteva essere, quindi sembrava è anche un minor costo, perché praticamente tu bruciando non devi trinciare, non devi interrare, eccetera. Però questo aspetto che potrebbe essere positivo, fatto, scusate che abbiamo dei lavori in corso, ma mi dispiace, però è che... scusate un secondo che... Aspettate, che... Allora, mi dispiace, non dipende da me. Allora, stavo dicendo, tutto quello che può sembrare un aspetto, diciamo, culturale, eccetera, è stato contrastato da regole che di solito sono di natura... Erano di natura regionale, con leggi regionali contro gli incendi delle stoppie, bruciature delle stoppie, e anche provinciali, con controlli demandati a seconda, diciamo, degli assetti regionali a diverse istituzioni locali. All'epoca anche il Corpo Forestale dello Stato vigilava su questi temi, oggi sono i Carabinieri Forestali. Dipende molto dall'assetto territoriale, però poi la PAC si è posta a questo problema e anche a livello centrale è stato deciso di fare una norma per tutti, cioè dire io gli aiuti agricoli non te li do. Se tu non rispetti, se tu bruci le stoppie, abbiamo quella che si chiama la condizionalità della PAC, che vincola e fa in modo che si controllino le aziende perché non bruciano le stoppie, perché sennò vengono tolti gli aiuti della politica agricola. Questo è un controllo che non fanno a livello più territoriale, lo dovrebbe fare il Ministero attraverso i propri enti collegati a AGEA, che fa i controlli in agricoltura, in maniera, diciamo, a campionaria o anche attraverso il controllo satellitare, ormai, cosiddetto remoto. Poi, se questo è applicato fino in fondo e le sanzioni arrivano meno, io seguivo questa cosa qualche anno fa, non lo seguo più da vicino, però da quanto dice il collega del Trepò Pavese mi sembra che il problema sussista, quindi diremmo ad AGEA di controllare meglio. Grazie. Un'altra domanda legata, diciamo, ai finanziamenti, ma alle pratiche portate avanti nei territori, piano di sviluppo regionale, si collegano anche a determinati obiettivi e le quantità di fondi erogati? Sì, la domanda anche questa è molto intelligente. Diciamo che il principio con cui i fondi vengono ripartiti tra le regioni e le regioni li ripartiscono fra gli obiettivi sono proprio legati a quello che è la finalità, diciamo, gli obiettivi principali che le regioni pongono sulle varie misure. La ripartizione però poi concreta tra le varie misure viene fatta dalla regione attraverso quello che si chiama, diciamo, tutto il negoziato con l'Unione Europea, attraverso la programmazione, viene dimostrato l'obiettivo che si vuole raggiungere, vengono allocate delle risorse e si deve dimostrare che quell'importo ha dietro effettivamente un impatto con una serie di indicatori che dicano qual è l'obiettivo in termini di agricoltori raggiunti, di ettari investiti da queste misure, di nuove aziende, di giovani insediati, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, tutto questo è previsto in fase programmatoria, però ho detto prima che se poi l'obiettivo non viene raggiunto, non è che c'è, diciamo, sempre una sanzione. Invece, in futuro si vorrà collegare molto di più, come ho detto poco fa, al raggiungimento degli obiettivi effettivi finanziamenti. Quindi questo è un tema molto delicato che però apre grandi sviluppi anche ai tecnici. E quindi i colleghi, i ragazzi degli istituti di tecnici agrari avranno grandi possibilità, se restano nel settore, per fare,
un aiuto proprio allo sviluppo di queste nuove politiche. Oh, grazie mille e io direi che siamo arrivati praticamente agli sgoccioli, quindi a questo punto non mi rimane altro che ringraziare te per la disponibilità, la gentilezza e anche Ismea Mancherebbe. perché è il tuo istituto che si è reso comunque disponibile a questa attività. Benissimo. A me fa piacere anche, scusami, ringraziare voi Prego. e anche dire a tutti i ragazzi, per favore, di non vivere, ormai siamo su internet, tutto è più facile, vedete anche questo seminario, quindi attraverso il sito anche di Ismea, leggete molto bene, perché Ismea finanzia molte cose anche per i giovani agricoltori. E più facciamo anche molte attività in temi legati al settore finanziario in agricoltura, al settore assicurativo. Ad esempio, adesso io, oltre a seguire questi aspetti ambientali, seguo anche la gestione del rischio in agricoltura. Noi cerchiamo giovani svegli, volenterosi, che partecipano a migliorare questo paese che sta, come vedete, tutti in difficoltà. Quindi vi chiedo assolutamente di essere attenti, guardare anche il sito di Ismea, oltre a quello della rete rurale, perché potete sicuramente trovare delle proposte interessanti. Grazie, grazie mille. E allora a questo punto non mi rimane che ricordare ai partecipanti che il mercoledì 12 dicembre ci sarà il prossimo appuntamento sempre con un approfondimento sulla PAC, si parlerà anche di biodistretti, siccome abbiamo parlato anche molto di biologico oggi, i biodistretti sono una realtà che è in grande espansione in Italia ma anche in Europa, insomma, in cui si stanno pure il futuro della PAC, quindi la prossima PAC sta cominciando a considerare anche una serie di misure per favorire i piccoli agricoltori che si aggregano e quindi poi parleremo penso anche di questo. Camillo, grazie mille, non so che Grazie altro dire. a voi. Un saluto a tutti e alla prossima, diciamo. Va bene? Grazie. Allora, Ismea, Camillo Zaccarini Bonelli, grazie mille. Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci.